La ringrazio Presidente, ringrazio anche il collega Palmeri per la domanda, mi permetterà di chiarire alcuni elementi di questo trattato internazionale. Facendo un'altra premessa, questo trattato internazionale è attualmente segreto, le trattative sono in corso tra la Commissione europea e i responsabili della trattativa per quanto riguarda il governo statunitense e non è dato sapere né al Parlamento europeo né agli altri organi dell'Unione i contenuti. Quindi questa è una trattativa che per ora unicamente i capi di Stato e i responsabili delle trattative conoscono. Per quanto riguarda la campagna pubblica è fondamentale parlarne, a maggior ragione dato che si tratta di un trattato segreto. E soprattutto parlarne a livello anche comunale, perché questo trattato influenzerà molto la vita dei comuni a partire tra l'altro nelle questioni giuridiche che adesso vi sintetizzo brevemente. Abbiamo comunque preparato un dossier di 10 pagine, quindi abbastanza compatto a cura del nostro gruppo europarlamentare di sintesi per spiegare i contenuti del documento. Uno degli aspetti fondamentali dell'accordo è che l'incentivo alle esportazioni di beni e servizi tra le due parti si fonda non sull'individuazione di barriere fiscali da eliminare, che già esistono, bensì sull'eliminazione di quelle regolamentari. Secondo punto, secondo l'indagine economica svolta dalla Commissione europea del marzo 2013, le barriere non tariffarie più rilevanti riguardano il mercato alimentare, particolarmente centrale nell'economia italiana, e l'industria biotecnologica, chimica e cosmetica, particolarmente delicata dal punto di vista della sicurezza. Terzo punto, il trattato punta ad abbattere le barriere non tariffarie, cioè i divieti di importazioni e di tasse specifiche che hanno finora tenuto lontano, grazie anche all'attivazione dei cittadini, la carne agli ormoni, il pollo allevato con il cloro, i ftalati nei giocattoli, i residui dei pesticidi nel cibo, gli organismi geneticamente modificati e molti elementi tossici della nostra catena alimentare. Quarto punto, la liberalizzazione dei servizi implica che le aziende private statunitensi possano liberamente entrare nella gestione dei servizi essenziali, quali quelle delle risorse idriche, dei rifiuti e della sanità. E tra risorse idriche e rifiuti ha molto a che fare il Comune di Milano e in generale gli enti locali. Un altro aspetto particolarmente preoccupante riguarda, ed è il punto dal mio punto di vista chiave, l'esautorazione dei tribunali nazionali in caso di dispute legali. L'accordo prevede infatti l'inclusione dell'Investor to State Dispute Settlements, ISDS, uno strumento che consentirebbe a un soggetto privato di denunciare un governo per i mancati profitti derivanti da politiche sociali. Accordi simili hanno fatto sì che, per esempio, la Philip Morris stia chiedendo il risarcimento al governo uruguaiano e australiano per le politiche di restrizione del fumo a tutela della salute. Questo è uno degli esempi. Ciò, unitamente all'esautorazione del nostro ultimo punto, dei tribunali nazionali nella risoluzione di disputi legali, che verranno risolte da un organismo terzo, come già avviene con i panel del WTO. Mette a rischio questo, di fatto, la tutela ambientale e sociale garantita dalla legislazione europea. Di gran lunga più garantista per i cittadini di quanto non lo sia quello statunitense. Questi sono alcuni, ovviamente invito a leggere questo documento di 10 pagine, quindi senza perdere tempo per approfondire la tematica. È fondamentale parlarne, coinvolgerà la nostra vita e invitiamo ovviamente i consiglieri che abbiano necessità o desiderio di approfondire la materia a un incontro che stiamo organizzando il 15 marzo a Milano. Insieme a Tiziana Begin della Commissione Commercio Internazionale, Mercato Interno e Protezione dei Consumatori del Parlamento Europeo. Quindi per qualunque domanda stiamo anche organizzando un incontro specifico su Milano. Grazie. Grazie.